Ciao amici delle Milione a Bontà di Franci, oggi sono qui per presentarvi una nuova rubrica, ovvero quella delle ricette salvacena. Sono tutte ricette semplicissime che si preparano in circa 10 minuti. Per inaugurare questa nuova rubrica, oggi partiamo a preparare le cotolette di formaggio spalmabile. Sono sicura che le amerete alla follia, anche perché sono composte di soli 3 ingredienti. Andiamo a vedere insieme cosa ci servirà. Per preparare le cotolette di formaggio spalmabile ci serviranno 200 g di formaggio spalmabile, 100 g di pangrattato e un uovo intero. Adesso venite in cucina insieme a me. Come primo step andiamo a lavorare il formaggio fresco spalmabile con un cucchiaio, cercando di ammorbidirlo il più possibile. Una volta eseguita questa operazione, andiamo ad inserire l'uovo intero e continuiamo a mescolare il tutto fino ad amalgamarlo alla perfezione. Una volta che l'uovo sarà ben assorbito, andiamo ad unire il pangrattato. Mescoliamo bene fino ad ottenere un composto omogeneo e ben amalgamato. Non dovrà essere né troppo duro né troppo molle, altrimenti la formazione delle nostre cotolette risulterà difficoltosa. L'impasto è pronto e ora formiamo le nostre cotolette. Per formare le cotolette io mi aiuto con lo stesso cucchiaio con cui ho impastato. Prelevo una porzione di impasto e la lavoro fra le mani schiacciandola. Se volete fare le cotolette tutte uguali, potrete sempre servirvi di una bilancia e pesare l'impasto. La lavoro fra le mani formando una pallina e vado a schiacciarla con le mani. La forma potrete deciderla voi, potete farle rotonde o leggermente allungate, esattamente come sto facendo io. Una volta formate tutte le cotolette, andremo a passarle nuovamente nel pangrattato in modo che in cottura formino la crosticina golosa. Cotolette panate, ora andiamo in cottura. Occorreranno un paio di minuti circa per lato. Le cotolette comunque dovranno essere ben dorate su entrambi i lati. Andiamo! Versiamo un giro d'olio extravergine in padella, lo facciamo ben scaldare e ora andiamo a disporre le nostre cotolette. Le facciamo cuocere per un paio di minuti. A questo punto andremo a girarle servendoci di 2 cucchiai. Le gireremo delicatamente in modo da non disfarle. Ed ecco pronte le nostre cotolette di formaggio spalmabile. Guardate quanto sono golose. Adesso le assaggio io per voi. Super morbide e gustosissime. Io vi aspetto alla prossima ricetta. Ciao!